Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video makeup beauty dell'ultimo dell'anno. E dunque, questo video non lo stopperò per niente, perché altrimenti devo sempre ricominciare tutto da capo, a meno che non mi interrompa sempre mia nonna, ma vabbè, dettagli. Allora, questo video beauty makeup l'ultimo dell'anno non l'ho già fatto, ve l'ho già indossato, me lo avete già indosso, infatti è così, vedete? Aspettate sti ciuffi, vabbè, lasciamo stare i ciuffi. E niente, adesso vi tolgo la dalla telecamera, ecco qua, vedete? Ciao. Questo è il makeup di oggi. E questo è lo set di oggi, anche se ho i baffetti, ma poco importa perché ancora sono raffreddate e tutto, quindi vabbè. Cominciamo da questo. Dov'è? Eccolo qua. Questa matita qui, questa matita della Essence. Vedete? Matita della Essence. Questa matita scivola con una bellezza sulle mie sopracciglia. Anche se ho riscontrato, vabbè, è normale. Se andate con la faccia tutta unta di crema, ovvio che non fa niente, però almeno su di me, quando mi asciugo bene le sopracciglia dalla crema, fa un tratto meraviglioso, veramente top. Questa è la 02 Brown. Ok, poi questo gel fissante mascara della Essence è fenomenale, mi ci trovo davvero bene, colora bene le sopracciglia e le rende topissime, veramente meravigliose, ovvero le fissa bene, le fa essere più decenti, più presentabili. Poi come più un prodotto, devo dire la verità, ho utilizzato prima questo di correttore della L'Oreal 327 cashmere, come lo sto facendo vedere non lo so, 327 cashmere, e lo scovolino è questo, ha una copertura che copre, come suol dire quasi tu, anche i peccati, ed è molto bello, mi piace come scovolino, fantastico. Poi mi piace, non so che dire, è buono, è top, è un prodotto veramente molto valido. Poi rimetto qua dentro altro come la base che ho messo insieme a questa qui, insieme alla Beauty Blender. Ho utilizzato questa qua, Beauty Blender di Eufytra. Sì, l'ho vedete zozzosa perché l'ho utilizzata poco fa. Tanto tra poco la laverò, tra poco, quando sarà che ne voglia. Però vabbè, non si può dire mai così. Essence, fondotinta di Essence al tappo erogatore. Sì, lo vedete zozzo, anche questo perché è strautilizzato e ultra utilizzato. Quindi, vabbè, detto la stessa cosa, ma comunque già si è capito. Non ho messo un solo pump, o anche più pump, dipende dove andavo a mettere nel viso. E ho picchiettato tutto quanto. Poi io un po' non ho strisciato perché se striscio mi viene a chiazza, appunto non è bellissimo da vedere, non è bello. E poi questo qua mi piace da morire, ha una colorazione, una stesura omogenea perfetta. Se lo stendete con questo, col pennello non lo so perché il pennello non è tanto granché sulla mia faccia, mi fa delle strisciazze bruttissime e orrende. Mentre questa mi aiuta di più, sì lo so, questa si assorbe tutto il fondotinta, ma ho anche il correttore, ma vabbè, mi ci trovo meglio con questa, non so cosa dire. Poi, non so più cos'altro dirvi, poi sono andata a mettermi questa matita, se la trovo, aspettate un secondo, però non la trovavo. Come matita sopra gli occhi ho utilizzato questa. Qua sotto, qua, aspettate, ve lo faccio vedere, qui,
per non, al posto del mascara l'ho voluta mettere. E un po' adesso, un paio di giorni la sto mettendo così. È un bel po' di settimane che sto andando senza mascara. Chissà perché, boh, comunque. Questa è la matita della W7. E questa è la matita in sé, con la puntina, con la punta. E come ci trovo? Benissimo, non mi ha fatto ancora nessuna allergia, niente di niente. Poi sono andata con... prima ho utilizzato, scusate se non vado nell'ordine cronologico, però vabbè, non fa niente. L'importante è che vi dico i prodotti che ho utilizzato per quest'anno. Perché mi sa che questo trucco me lo tengo finché non vado a letto e finché ovviamente non finisce l'anno. Cioè, è un appunto, ve l'ho appena detto all'inizio del video, il titolo sarà Look, Make, allora, sì, vabbè, Beauty, Make Up, l'ultimo dell'anno. Per finire l'anno sarebbe. Poi ho utilizzato questa bronzing, questa bronze powder. Lighter Skin Essence, questo qua, Sun Club, questa qua è molto buona, va un po' pressata perché sennò a me non mi colora, sarà una frottola però la verità, a me non mi colora, o no? Sto registrando, non, vai, ti ho detto vai, vabbè, e vi dicevo, questa qua è... Colora tantissimo, almeno, colora nel senso che se voi la pigiate un po' col pennello o con la spugnetta come volete voi, non mi... come dire? Oh no, quel dardo mi sta distraendo. Non mi fa, cioè, non mi fa le chiazze, però vabbè, scusate, mi sono distratta perché entra di notte e mi distrae. Ve l'ho detto che non avrei, come si dice? Che non sarei riuscita a parlare bene, però vabbè. Ora, ma io questo video non lo taglio. Allora, vi dicevo, questa terra, anche se voi andate con leggerezza, non mi colora una mazza, almeno su di me fa questo scherzetto. Se andate a utilizzare col pennello che sarebbe questo, dove te l'ho messo? Aspettate un secondo. Sì, questo pennello qua che l'ho utilizzato sia per il brush, scusate, che per il bronzer, questo qua. Fa una scrivenza pazzesca. Solo se appena andate a picchiettare più, non picchiettare, sì, vabbè, accorciare più il pennello senza far andare strisciate, facendo ta 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 ta. Non si può sentire, ma è questa la verità. Se andate a pressare un po' di più, senza pressare troppo, non mi fa le chiazze. Vabbè, comunque questa è la verità che vi sto dicendo io. Uno natural, 01 natural, e questa è la, come si dice, la colorazione, il nome della colorazione e il numero anche. Poi blush, sì, lo so che ci sto mettendo troppo per parlare, ma ognuno ha i suoi modi di esprimersi e di parlare qua su YouTube. Stessa cosa con il pennello, questo qua l'ho un po' fatto Heidi, perché Heidi è uscita sicuramente dalla mia gotta, ma vabbè, dettagli. E ho utilizzato questo blush, Maxi Blush della Rimmel. Come lo sto mettendo, non ne ho manco io idea. Poi, aiuto. Ho utilizzato sempre, sì, mi sto dicendo, sto blush che appunto mi fa Heidi, ma vabbè, ed è unico, fantastico. L'ho smorzato ovviamente con questo, perché se no con questa Beauty Blender di Eufytra presa in farmacia, perché se no non c'era niente da fare, ma ora ho fatto veramente una strisciazza brutta, orrenda. Poi, aspettate che rimetto questo al suo posto. E come pennello, allora, non vi ho detto del pennello? Il pennello per fare... questo lo rimetto a posto. Pennello... Occhi, questo qua di preso, acquistato a mesi e mesi o chissà quanti anni fa, no, scusate, anni può essere, mesi fa. Comunque, questo qua è la sfumatura, quello che volete voi, ognuno ci fa con i pennelli quello che vuole.
Però vabbè, questo è di Pink Panda, 24 mesi dall'apertura. Quanti grammi vi sono? Boh, non ne ho idea. Comunque, poco importa. L'importante è che faccia un buon colore agli occhi, che colori gli occhi, una buona struttura dei colori occhi. Bello, questa palette è fantastica. Ho fatto due colori di questo, un po' di questo, anche un po' di quest'altro, e poi per far brillare gli occhi, siccome che siamo quasi al 2024 con gli sgocci e appunto del 2023, come dire, ho voluto far risultare, no, aspetta, risaltare di più il colore dei miei occhi, cioè sulla palpebra mobile sarebbe a dire. Questo colore qua che fa veramente un incanto di illuminazione, vedete? Che a seconda di come è esposta la luce si vede. E questa paletta appunto di Pink Panda, vi ribadisco, mi è stata inviata, regalata, barra da Rita Cosmetics. So che ogni tanto faccio così, ma per ricordarmi di cosa devo dire, perché sennò non voglio dire frottole. Già, vabbè, ne dico nella vita reale, non solo qua. Comunque, vabbè. Appunto, questa mi è stata inviata da Rita Cosmetica, che ciao, sento tanto. Ciao Rita, un abbraccio forte virtuale. E questa qua mi sta piacendo non poco, ma moltissimo. Ultra meravigliosa, topissima questa palette. Mi sa che la porterò avanti anche il prossimo anno, anzi. Senza il mi sa, la porterò avanti anche il prossimo anno e l'anno che verrà, l'anno che sta per entrare, e vediamo un po' se riesco a farci tanti altri look belli, non gli stessi che dopo un po' mi stufano, ma vediamo un po' cosa mi riesce di fare con questa bella palettina che adoro veramente tanto. Cioè, sì, lo so, qua si vedono le strisciacce, ma non è così, ve lo posso assicurare. Ogni tanto la cam mi fa brutti scherzi, però vabbè. Poi, non per importanza, vi mostro il mio Ibrochet 156 matte, che è questo qua. Oddio, lo stavo facendo uscire troppo. Questo qua della Ibrochet, che mi piace davvero tanto. Ops. Questo è Ibrochet ed è fenomenale, mi piace da matti. Perché fa così? Ah, ok. Sì. Questo col logo di Ivrochet, non so quanto si possa vedere, però nel tappo vi è scritto, anzi, vi è stampato il logo di Ivrochet. Ma ragazze, cos'è questo fondotinta? Come no? Questo rossetto è fantastico, buono. Si stende in una maniera omogenea e mi fa impazzire per quanto è cremoso. Adesso io qua ho, come si può dire, delle fastidiosità all'angolo della bocca, ma me lo pulisco dopo quando ho finito il video. Niente, ragazze, questo era il mio look di quest'anno e anche per portarlo avanti fino a che non finisce l'anno nuovo, ovvero quando finirà l'anno nuovo, quando inizierà, scusate, l'anno nuovo. Però di questa influenza un po' mi sta un po' rimbambendo, però ci sta. Comunque, sperando che il prossimo anno stia meglio di come sono stata fino a questo tempo qua, fino al 2000, dal 2023 al 2024, che sta meglio. E poi cos'altro dirvi? Ah sì, come profumo oggi, non l'ho, ieri l'ho messo. Sì, è anche oggi. Ve lo tiro fuori. Allora, questo qua, se non mi cade niente, della Miss Dior, il dupe della Miss Dior, è del Parfum Pour Femme, 150 150 mm di prodotto, che non vedo qua cosa. Vabbè, comunque, questo qua, che ha una formazione fantastica, non so come dirvelo. A me piace da matti questo profumo. E ve lo consiglio se lo trovate in farmacia, perché a 15,90 euro non se lo fa scappare nessuno di certo. Ora lo rimetto qua perché ho paura di farlo cadere. E il vetro, se si spacca, addio, ciao.
proprio non vogliamo disgrazie qua. E nulla. Sì, sono ancora raffreddata, non so se si è capito, ma lo sono ancora raffreddata. Scusate per la voce nasale, come ho fatto ieri, come ho detto ieri, ma finché non va via la voce nasale, io non ci posso fare niente. E, comunque, niente, io vi auguro ancora, mi rinnovo ancora gli auguri di buon anno, buone feste a tutti, anzi, prima di tutto buone feste, poi buon anno, e vi auguro tante cose belle a tutti e a tutte, soprattutto per chi mi segue su Instagram, TikTok, YouTube e Facebook, e anche perché non ho Twitter, se avete Twitter va benissimo lo stesso, e altrettanto mi fa piacere, perché su Twitter c'ho l'account, ma lo twitto o poco o niente, a volte mi dimentico anche, comunque vabbè. Se volete cercatemi su Twitter perché ci sono. Il nome non mi ricordo. Se me lo chiedete nei commenti, me lo scrivo il link o il nome, vediamo. E niente, ragazze mie, ragazzi, cioè, sì, lo so, vi piace questo trucco, ma anche a me. Aspettate un secondo che vi ripiglio, se non mi cade niente. Vedete? Che bel trucco. Ok. Non mi cade niente. Bene, perfetto ragazze. Ora mi rimetto i miei bellissimi occhiali, perché finalmente sono riuscita a pulirli perché erano troppo zuzzosi. Vabbè, lo so, è vergogna, ma è così. E ci si becca al prossimo video, che ne dite? Ciao, a presto, un bacio. Ciao ragazze, buon anno e tante cose belle a tutti. Ciao, ciao.